In diretta dall'Aula del Senato della Repubblica, alla presenza delle alte cariche dello Stato, trasmettiamo il concerto di Natale diretto da Gianna Fratta e con la speciale partecipazione di Paolo Fresu. Buongiorno da Francesca Fialdini, da Palazzo Madama in Roma. Benvenuti alla 20ª edizione del concerto di Natale dall'Aula del Senato della Repubblica. Un appuntamento che è ormai giunto appunto a questa 20ª edizione, che in realtà rappresenta solo il primo dei grandi appuntamenti musicali che la RAI vi offrirà nel corso di queste imminenti festività natalizie. Anche quest'anno molti artisti, grandi ospiti, composizioni memorabili. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo tra passato e presente, a ribadire un messaggio di solidarietà, di speranza e di fiducia nel futuro, reso ancora più necessario in questi tempi tanto inquieti per l'Italia e per il mondo. Il concerto avviene anche quest'anno, come da tradizione, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Sarà presente il Presidente della Repubblica, che vedo entrare in questo momento in emiciclo, Sergio Mattarella, accompagnato oggi dalla figlia Laura. A seguire il Presidente del Senato, Pietro Grasso, accompagnato dalla moglie, la signora Maria. Il Segretario di Stato Vaticano, Sua Eminenza, il Cardinale Pietro Parolin. Già presenti in aula un gran numero di senatori, oltre che altri rappresentanti delle più alte istituzioni della Repubblica e molte altre autorità. E ora, come da tradizione, il concerto inizia col nostro inno nazionale, cui seguirà il celeberrimo Inno alla Gioia di Beethoven, che, come sapete, è fin dal 1972 l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Il direttore dell'orchestra è il maestro Gianna Fratta. Thank you.
E ora la memorabile chiusura della Nona Sinfonia che Beethoven compose nel 1824 sul testo di Anne di Freud, scritto dal poeta tedesco Friedrich Schiller nel 1785. E ora, prima di entrare nel vivo del concerto, ascoltiamo le parole del padrone di casa, il Presidente del Senato, l'Onorevole Pietro Grasso. Signor Presidente della Repubblica, Eminenza, autorità, gentili ospiti. L'edizione 2016 del concerto di Natale segna un importante traguardo per quella che ormai è una felice tradizione del Senato della Repubblica. Sono infatti 20 anni che l'aula del Palazzo Madama apre le sue porte alla musica, alla bellezza, alla solidarietà. 3 anni fa abbiamo avuto il piacere di ospitare il primo concerto dei giovani musicisti del sistema delle orchestre e dei cori giovanili e infantili in Italia, ragazze e ragazzi pieni di talento e di passione. Sono felice di poter dare la notizia che da oggi l'orchestra avrà un nome importante. Sarà infatti l'orchestra Giuseppe Sinopoli, in memoria del grande maestro scomparso 15 anni fa. Che fu tra i primi a sostenere l'esperienza del sistema Breu, nata in Venezuela e ora forte e viva anche in Italia, grazie al lavoro dei tanti volontari guidati dal presidente Roberto Grossi. Saluto la moglie e il figlio del maestro Sinopoli che sono presenti oggi qui con noi. A dirigere l'orchestra e il coro di voci bianche sarà per la prima volta in quest'aula una donna, il maestro Gianna Fratta, eccellenza riconosciuta
a livello internazionale nel campo della musica. Insieme a loro avremo il coro delle Manos Blancos, diretto da Naibet Garcia, che fu tra coloro che ebbero la felice intuizione di far cantare attraverso la lingua dei segni coloro che non possono ascoltare i suoni, dimostrando come la musica sia in grado di superare ogni ostacolo e differenza. Giovani promesse della musica, ragazze e ragazzi provenienti da 15 città di 10 regioni diverse del paese, uniti dal comune amore per l'arte, che sapranno certamente emozionarci e rendere indimenticabile la loro esibizione, arricchita dalla presenza di due grandi artisti, Paolo Fresu e Paola Turci. A tutti loro il mio più sentito ringraziamento per aver accolto il nostro invito e per aver condiviso con entusiasmo le finalità benefiche di questa iniziativa. La presenza del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, della Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, del Segretario Generale del Centro Islamico Culturale d'Italia, Abdellah Redouan, e della Vicepresidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Christian Schroeder-Werth, testimonia il comune impegno di diverse fedi religiose e culture a perseguire gli obiettivi di amicizia, pace e fratellanza. Siamo davvero orgogliosi di poter di anno in anno rinnovare attraverso questa iniziativa e grazie anche alla diretta televisiva della RAI il legame fra istituzioni e cittadini, ribadendone la forza e la solidità. Con l'auspicio che l'esecuzione sia di vostro gradimento, formulo a ciascuno di voi i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Grazie. Dopo le parole del Presidente Grasso, spazio alla grande musica. La nuova orchestra Giuseppe Sinopoli, composta da oltre 70 giovani, ci offre ora una delle pagine più famose dell'opera italiana, l'intermezzo della famosissima Cavalleria Rusticana. Thank you.
Restiamo tra le pagine immortali della musica italiana. È il momento, infatti, di far spazio a un gigante della nostra storia, Giuseppe Verdi, che tra l'altro è stato senatore del Regno d'Italia e ha seduto proprio su questi stessi scranni. Vi proponiamo l'ouverture sinfonica del Nabucco. Thank you.
Ancora un'ouverture memorabile in questa 20ª edizione del concerto di Natale. Passiamo da Verdi a Rossini, dal Nabucco al non meno famoso Barbiere di Siviglia, un'opera buffa rappresentata per la prima volta nel 1816. Thank you.
E adesso cambiamo completamente atmosfera passando dalla lirica al jazz. Il concerto di Natale ospita quest'anno una delle stelle più luminose del panorama europeo. È l'applauso dell'emiciclo e di tutti i presenti per questa esecuzione del Barbiere di Siviglia. Paolo Fresu, nato in un paesino della Gallura, è forse il jazzista italiano più conosciuto all'estero e con il suo flicorno oggi ci regala una brillante fuga di sua composizione. Tra i grandi compositori del Novecento, Robert Gershwin è forse quello che più di ogni altro ha saputo coniugare l'eleganza della musica classica con l'immediatezza della musica popolare, sia jazz che pop. I Got Rhythm, scritta sul testo del fratello Ira nel 1930, ne costituisce un esempio perfetto. Oggi torniamo ad apprezzarla grazie all'orchestra Giuseppe Sinopoli e al fantastico flicorno di Paolo Fresu.
Ora entriamo davvero in clima natalizio con la canzone che forse più di ogni altra ha saputo catturare il desiderio di tenerezza e di intimità di un giorno così speciale come quello del Natale. Stille Nacht nacque quasi per caso alla vigilia della notte di Natale del 1818. È stato tradotto in decine di lingue, da noi è diventato Astro del Cielo. Nei paesi anglosassoni è nota come Silent Night. A riproporcela oggi un'inedita coppia, Paolo Fresu e Paola Turci. Ora vogliamo ricordare uno dei più grandi poeti della canzone d'autore mondiale, Leonard Cohen, che ci ha lasciato poco più di un mese fa, ma le sue canzoni resteranno per sempre uno degli esempi più alti di poesia in musica. Lo dimostra questa memorabile Hallelujah.
a secret chord that David played and that pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. You need a proof. So her bedding on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Nello sterminato repertorio dei brani ispirati al Natale c'è un'allegra filastrocca intitolata Deck the Halls, letteralmente conciati per le feste. Risale alla fine dell'Ottocento e non se ne conosce l'autore. Certo è che il ritornello l'ha resa un classico conosciuto in tutti i continenti, interpretato da grandi stelle come Julie Andrews e Bing Crosby. Thank you.
La contagiosa allegria della festa più attesa dai bambini è la protagonista anche del prossimo brano. Jingle Bell non ha certo bisogno di presentazioni. La versione che ci offre oggi la nostra orchestra è però molto particolare, poiché la sua celeberrima melodia incontra niente meno che la marcia di Radetzky. Sentite un po' che meraviglia. Siamo ormai al gran finale di questo 20° concerto di Natale in Senato. Torniamo dunque nella nostra Italia con una delle nostre canzoni più note e amate nel mondo. La melodia è dell'indimenticabile Mimmo Modugno, le parole di Franco Migliacci. L'anno era il 1958. Avrete già capito che l'orchestra e i nostri cori stanno per regalarci una nuova versione dell'intramontabile Volare. Thank you.
chiudiamo su questo bellissimo applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Senato Pietro Grasso e tutti i presenti. Un modo per ringraziare con affetto i 240 giovani dell'Orchestra Giuseppe Sinopoli, i loro direttori Gianna Fratta, Mia Beth Garcia, nonché le due stelle che hanno partecipato quest'anno, Paolo Fresu e Paola Turci. Da Francesca Fialdini e da tutta Rai 1, grazie per aver seguito questo bellissimo concerto di Natale dall'Aula del Senato della Repubblica. Una parola di speranza, in modo particolare va a quanti sono stati colpiti dal terremoto, a quanti hanno seguito da tutte le parti del mondo questo concerto attraverso i canali di Rai Italia. A tutti voi, un buon Natale.